Buonasera, buonasera bimbi, buona live domenichina a tutti, vedo che siete già in tanti, oggi connettiamo sia, siamo connessi sia da Twitch che da YouTube eccezionalmente, quindi spero che la vostra partecipazione sia piena, <ride> a tutto tondo. Allora, eh, come da titolo, oggi parleremo di un argomento molto richiesto, eh, ovvero i sconti sui buon piani, sui fatti, sul saggiatore. Anche Neripozza sta facendo degli sconti, ma non ne parleremo. O meglio, cercherò di essere sintetica e breve su tutte le case editrici, ma soprattutto chiederò il vostro aiuto. Quindi tenetevi pronti perché ci sarà il vostro aiuto da casa da richiedere. Naturalmente la premessa è che io non voglio vedervi finanziariamente rovinati, per cui state attenti, state buoni, pensateci bene prima di comprare se sono dei libri che vi interessano davvero. E, e tra l'altro, per non triggerarvi troppo, useremo come sempre le liste di Amazon. Adesso per chi è qui nuovo sugli schermi spiegherò come funzionano, però su Amazon non sono presenti tutte le promozioni. Uh, a sottolineare il fatto che non vi voglio, ripeto, vedere rovinati. <ride> economicamente eh, lo facciamo eh, anche per a buon rendere, diciamo, quindi anche per il futuro, facciamo queste liste che racchiudono, diciamo, i miei consigli principali per quanto riguarda quella determinata casa editrice, eh, in questo modo anche così per nostra curiosità personale abbiamo un'idea del catalogo di quella casa editrice e poi se non è oggi, sarà un domani. Compriamo, eh, compreremo i libri o li metteremo in biblioteca. Un giorno li leggeremo, li, ce li segneremo nella nostra wishlist, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi mi raccomando, se non avete soldi, non vi, eh, non vi rovinate, non dilapidate il patrimonio. Giustamente qualcuno potrà dire: Ma quale patrimonio? Ecco appunto, eh, ma lo facciamo giust giusto per chiacchierare, ecco, per passare una domenica spensierata. Detto questo, ho anche il mio tisanino qui a fianco <ride> per segnalare la calma e lo spirito, diciamo, di serenità con cui faremo questa live senza questi compulsivi. Ci sono state live in cui ho fatto shopping in diretta, ecco, questa non sarà una di quelle, vi invi invito tutti alla profonda calma. Detto ciò, come funzionerà? Esatto, Ile per il sociale! <ride> Importante eh, detto questo, come funzionerà? Eh, le liste Amazon funzionano in questo modo: io vi metto nella chat la mia pagina Amazon che è molto semplice, cioè si chiama www.amazon.com.it. Eh, sì, scusatemi.com.it, una super cazzo! Scusate, Amazon.it slash shop slash Ilenia come adesso ve la metto nella chat e poi sarà nell'info box. Ecco, seguendo questa pagina vetrina che adesso vi condividerò anche a tutto schermo, eh, io ho fatto delle liste di titoli, banalmente, eh, divisa per case editrici. Quindi ci sono, c'è cioè, la pagina di Fazzi, la pagina del saggiatore e la pagina eh, di Bonpiani. Ovviamente non sono complete, cioè nel senso che queste liste sono fatte così come un primo passo, un, uno spunto, un inizio e poi le andremo a completare insieme, anche perché ricordatevi che io non ho la scienza infusa, <ride> non sono la portatrice della conoscenza eh, dell'editoria italiana, fortunatamente, per cui non è che posso sapere tutto, non posso aver letto tutti i libri, i miei sono soltanto dei suggerimenti ed ecco perché chiederò il vostro intervento, per cui se ci sono dei suggerimenti su queste case editrici che ci siamo persi e sicuramente ce ne sono tantissimi, mi raccomando, intervenite. Ora io condivido il mio schermino e vi faccio vedere. Ecco, iniziamo dal saggiatore. Iniziamo dal saggiatore, carinone. Forse così è troppo piccolo, quindi magari è esatto. Facciamo così, che è un po' più largo, tanto la mia faccia non è importante. Uh, vi volevo anche dire che queste liste le ho fatte sia con i libri che ho letto, sia con i libri che sono nella mia wishlist. Ok, quindi è un po' un mix. E, e poi volevo anche dirvi un'altra cosa che ho già ripetuto ma ci tengo a sottolinearla. Um, il saggiatore non credo che sia scontato su Amazon, quindi io adesso ve lo sto facendo vedere su Amazon solamente perché um, è più comodo, nel senso che io su Amazon posso fare le liste, ma le promozioni le trovate su IBS, le trovate nelle librerie indipendenti, se non sbaglio nelle librerie di catena. Online, appunto con i rivenditori aderenti ok non credo che sia su amazon invece bonpiani credo che sia anche su amazon io come sapete sono affiliata ad ogni singola cosa <ride> quindi nell'info box di youtube eh, trovate tutti i link di affiliazione se volete fare degli acquisti ricordatevi chi vi ha portato lì ok mostrate della gratitudine tra l'altro, buon piani eh, fanno notare in chat che dura fino al 6 novembre, mentre gli altri dovrebbero durare intorno a fine ottobre, ok? Quindi 31-30 ottobre. Benissimo, eh, giustamente iniziamo a bomba con <ride> un commento della chat che ci tengo a mettere in evidenza. Se non approfittate per comprare il secondo sesso, siete solo dei meschini. Ecco, infatti vorrei dire una cosa, cioè iniziamo subito a bomba. Eh, queste occasioni, secondo me, sono uh, il momento giusto per, intendo gli sconti naturalmente, per comprare dei volumi che spesso costano tanto, perché per esempio, adesso su Amazon c'è la promozione, ma di questi, mi sembra che costi 20 euro in questo momento il secondo sesso, che voi direte, non sono mica bruscolini, però vi posso assicurare che è meglio spendere oggi 20 euro sul secondo sesso, piuttosto che spenderne 30 in un altro momento. Anche su Bonpiani vi invito ad attenzionare Alcuni classici che di solito costano tantissimo, tipo l'Ulisse di Joyce o il Don Chisciotte, costano addirittura 40-45 euro, che adesso costano un pochino di meno, ne costano 30 se non sbaglio. E Ripeto, lo so che sono grandi cifre, ma per certi libri vale la pena di, di spenderli. Poi eh, effettivamente sono un po' proibitivi, però se state diciamo, risparmiando in vista di un recupero importante, probabilmente questo è il momento giusto di farlo. Nel caso del secondo testo, diciamo che partiamo, nel caso del saggiatore, eh, parliamo di un... Cap cioè, nel senso, un capostipite della casa editrice, perché la casa editrice non si chiama Il Saggiatore a caso, riprende il titolo di Galileo Galilei, ma soprattutto è eh, proprio una dichiarazione di intenti, nel senso che loro pubblicano saggistica. Per cui non, va bene che fanno anche narrativa, però sinceramente dobbiamo essere molto onesti, io del saggiatore prenderei dei saggi o dei titoli di non fiction particolari, di cui parleremo fra poco. Il secondo sesto, comunque, visto che se ne parla spesso qua, da quali testi di, di femminismo posso iniziare a leggere? Simone de Beauvoir, cioè la risposta è sempre Simone de Beauvoir, è la base, um, certamente non è l'unico, non è un testo univoco, nel senso che è un testo che comunque ha il suo, ha il suo tempo, rimane attualissimo su tantissimi aspetti, Simone de Beauvoir non è una sacerdotessa, cioè comunque la sua parola, la sua opinione può sempre essere contestata, sempre in qualsiasi momento non esistono libri sacri, però è sicuramente un testo da conoscere per criticare, per. cioè prima di dire qualsiasi cosa sul femminismo contemporaneo, sicuramente occorre aver letto le basi. E il secondo sesso è la base, quindi. Uh, ovviamente nella sua versione estesa perché questo libro comunque è grande così cioè io ce l'ho adesso dietro nella libreria vi assicuro che è un tomone enorme quindi ehm ci sta il fatto che sia cioè, bello impegnativo sia dal punto di vista intellettuale sia dal punto di vista del tempo che ci impiegherete a leggerlo ma anche dal punto di vista del denaro che spenderete, quindi se potete prenderlo un pochino più scontato adesso eh, ci sta. Altro libro che invece vorrei leggere e di cui ho letto soltanto degli estratti, soprattutto in questo periodo in cui si sta parlando moltissimo di velo. Uh, è di Odia le donne di Giuliana Sgrena che praticamente parla del patriarcato uh, e della religione, quindi di come la religione abbia sempre mh, in qualche modo messo in secondo piano le donne, uh, quindi non soltanto la religione cattolica ma proprio tutte le religioni del mondo. E si parla anche del legame tra Islam e velo, perché sapete che il velo in realtà non, è, non nasce come simbolo religioso ma poi lo è diventato. Molto interessante quello che ho letto, giustamente però vorrei leggere <ride> l'intero libro e quindi magari con lo sconto, soprattutto se vi stanno a cuore questi temi, ci sarebbe appunto da farci un pensiero. Altra autrice che mi piace molto, non è edita solo dal saggiatore, ma il saggiatore ha uno, un, un testo in particolare che, oh, anche questo non l'ho letto interamente perché è un libro secondo me molto da consultazione, soprattutto se lavorate con le parole e con i testi, ed è La parola immaginata di Anna Maria Testa. Anna Maria Testa è una copywriter incredibile, ha lavorato in pubblicità per anni. È una grandissima studiosa e pensatrice italiana. Eh, io vi consiglio ogni suo libro. Sono dei libri molto pragmatici i suoi, cioè difficilmente troverete... Pipponi aristotelici, cioè scusa, perdonatemi il termine, però è, è vero. cioè I suoi sono proprio libri molto pratici su come scrivere, su come parlare, su come usare bene la nostra lingua, è una pensatrice veramente molto eh, raffinata, ma allo stesso tempo molto, molto pragmatica. Quindi, eh, se cercate testi giocosi, eh, un po' la barte zaghi, se vogliamo, ecco, Anna Maria Testa, secondo me. Eh, Utilissima. E in particolare, io ho letto eh, tanto della parola immaginata che ha anche dei piccoli esercizi da fare, dei piccoli compiti a casa, da cui ammetto aver preso spunto per la Malalingua. Perché chi ascolta la Malalingua, che è il mio podcast sui cambiamenti linguistici della nostra lingua, dell'italiano, probabilmente sa che a fine episodio io assegno, tra virgolette, sempre un compito da fare a casa, una riflessione, un gioco, un pensiero, un indovinello a volte, eh, ed effettivamente ho preso spunto anche dai testi di Anna Maria Testa. Eh, altro libro che eh, direi fondamentale per chiunque st studi sociologia e antropologia. E filosofia politica è Noam Chomsky, non, non penso che io debba presentarvelo, però è un grandissimo studioso di comunicazione di massa e La Fabbrica del Consenso è veramente un, un saggio fondamentale. Eh, ripeto, si può ovviamente criticare l'opera di Noam Chomsky, però bisogna conoscerla, eh, soprattutto per chi mi chiede spesso quando parlo di sociologia da cosa partire, da quali saggi partire, oppure consigliami un saggio così <ride> a caso perché alcuni. Magari vogliono semplicemente approcciarsi alla materia, io direi Noam Chomsky. Scusate per come lo pronuncio, però è veramente difficile per me. Noam Chomsky, ok. Ehm, bene, altro um, libro in wishlist, e poi leggo un po' di vostri commenti. Specialmente spero che si senta tutto, perché forse magari sto parlando da sola. Eh, sulla libertà di Maggie Nelson. Eh, allora, ne, ha parla cioè, ne hanno parlato tanti, soprattutto quando è uscito qualche mese fa, anzi no, vabbè dai, ormai un anno fa forse, eh, ed è appunto semplicemente una serie di riflessioni, di saggi, di studi proprio sulla parola e il concetto di libertà. Eh, si parla naturalmente di politica, quindi è un saggio molto molto politico. E io ho oh, nutro la massima, <ride> la massima aspettativa su questo testo. E visto che ci sono gli sconti, ammetto di averci fatto un pensierino: perché sì, anch'io <ride> ovviamente ho la tentazione di comprare come sempre. Uh, beh dai, vado ancora un po' avanti e poi uh, recupero i vostri commenti. Uh, altro titolo in wishlist è il racconto di demoni russi perché devo spiegarvelo perché, perché io essendo innamorata della letteratura russa, del folklore russo e uh, avendo venendo comunque da due anni di Mattoni Russi, giustamente quando è uscito questo libro ho sentito l'incanto, no? <ride> il suono tentatore delle sirene, però... La voce tentatrice delle sirene, però non l'ho ancora comprato. Ho resistito magari con gli sconti. Ho detto dai, sì, lo mettiamo nell'elenchino. Invece una autrice che ho amato moltissimo, Olivia Lang. Lei scrive non fiction molto particolare, perché da un lato si tratta di riflessioni assolutamente personali, memorie personali, esperienze personali, eh, dall'altro però sono dei veri e propri studi, delle ricerche. Lei è una passionata di storia dell'arte, una studiosa di storia dell'arte, di cultura, eh, e quindi c'è sia una parte saggistica, sia invece una parte puramente di personal essay quindi di saggio personale di racconto personale molto anche intimo io ho letto città sola eh, che parla della vita di artisti in, eh, pr principalmente artisti intellettuali ma anche persone comuni come lei nelle metropoli eh, e ovviamente si parla moltissimo più che altro di New York è un libro interessantissimo per capire la vita contemporanea soprattutto se vi piacciono Diciamo tutti quegli studi, quelle riflessioni sulla vita nelle città, i grandi cambiamenti che stanno vivendo le città che stanno diventando sempre più delle megalopoli. Pausa Tisanino. Ovviamente ho messo anche Everybody, che è um, un altro suo saggio, eh, rip, lo chiamo saggio in realtà, è proprio un libro di non fiction. Sulla stessa scia, però eh, non l'ho ancora letto, per cui ve l'ho messo lì semplicemente perché lei mi sembra un'autrice molto rilevante del catalogo del saggiatore. Poi due saggi che ho apprezzato moltissimo e che ritengo interessanti anche da avere in libreria, banalmente da consultare ogni tanto. Antonio Sgobba. Il paradosso dell'ignoranza da Socrate a Google e The Divide guida per risolvere la disuguaglianza di Jason Hickel. Allora, sono diversissimi, eh? perché Jason Hickel è proprio un saggio di economia e, e, si, economia e politica, ok? E si parla della della disuguaglianza soprattutto sta tra il cosiddetto primo mondo e il cosiddetto terzo mondo la storia degli aiuti umanitari perché non abbiamo ancora sconfitto la fame perché non abbiamo ancora sconfitto la povertà eccetera eccetera quindi eh, è veramente un saggio molto critico del sistema del, um, degli aiuti umanitari delle ONG è veramente parecchio tosto e si si basa sulla critica del debito, ok? Del debito dei paesi sotto, che appunto sono stati definiti a lungo sottosviluppati nei confronti del primo mondo, soprattutto il debito con interessi. Invece uh, io, io l'ho trovato molto interessante, sicuramente diciamo manca il pezzo successivo che lui ha affrontato in altri saggi che però ancora non ho letto, ovvero e quindi... quindi cioè, come risolvi questo problema? Quindi l'alternativa al capitalismo qual è? Ecco, e quindi questo pezzo manca <ride> obiettivamente, c'è la parte eh, decostruttiva ma non c'è la parte costruttiva, eh, però eh, l'ho trovato comunque un libro abbastanza completo nella sua analisi. E, ovviamente. <ride> è una campana, ce ne sono altre di campane, ma come vi ho detto sempre i saggi non si devono leggere con la mentalità di, en di fare endorsement a, tu a tutte le opinioni di quell'autore ma semplicemente ascoltare, cioè porsi in ascolto delle opinioni degli altri e capire se sono ben argomentate questo è, è fondamentale mentre eh, il saggio di Antonio Sgoba è più culturale e parla della conoscenza nell'epoca dell'informazione di massa e soprattutto dei social al media si parla molto dei bias eh, conoscitivi, cioè del fatto che eh, le persone credono: cioè perché le persone credono alle fake news? Eh, perché spesso sono notizie che vanno a rafforzare la convinzione che noi abbiamo già del mondo di come funziona il mondo e eh, dei nostri pregiudizi, ok, su come funziona la realtà e sulle altre persone. È veramente ehm, un saggio utile perché raccoglie, diciamo, fa il punto su tutti i problemi della conoscenza contemporanea. Il fatto che perdiamo spesso la memoria, che siamo sempre più smemorati, eh, che siamo sempre più creduloni, un po' più complottisti, eh, un po' più in balia dell'informazione. L'ho trovato veramente delizioso. Adesso torno da voi per leggere un po' di commenti e poi andiamo avanti con altre grandi autrici del catalogo eh, del saggiatore come Didion e Oates. Benissimo, benissimo. Io sono stata in fissa con il libro di Sgobba, sì tra l'altro lui è un bravissimo autore, aspettate che mi rimetto di nuovo uh, in, uh, in pieno, a pieno schermo, ecco così vi guardo bene, bene in faccia. Intanto poi comunque vi ringrazio perché siete tantissimi uh, ad ascoltare il mio fiatone, probabilmente adesso rallento un po', però vi ringrazio. Le book di Città Sola l'avevano messo in omaggio all'inizio della quarantena, ma lo ce, ce l'ho sempre sull'iPad da leggere. Devo dire, mossa interessante perché proprio Città Sola è stato scritto prima, ovviamente, della quarantena e eppure eh, si è rivelato quasi profetico nell'isolamento delle persone che vivono nella metropoli. Città Sola di Olivia Lang è la vita, prendetene leggetene tutte, assolutamente sì. Va ah, bene, ma scusatemi, eh, che, da chi è edito I Demoni e la pasta sfoglia di Michele Mari? Pensavo in Audi, ma a questo punto il saggiatore, visto che stiamo parlando del saggiatore. Eh, comunque sì, Michele Mari in ogni caso lo consiglio a tutti per qualsiasi motivo. È un bravissimo professore di letteratura alla Statale di Milano, eh, ma anche un poeta e un romanziere italiano. Per me a volte è troppo citazionista. Però ehm, apprezzo sempre moltissimo. Nella narrativa del saggiatore ci sono grandi chicche. Sì, ma non volevo. cioè, non è che volevo sminuire la narrativa, è che per una casa editrice che si chiama Il Saggiatore, ovviamente, ehm, si parte dai saggi. Ecco. Poi io, ovviamente, devo parlare anche di quello che conosco. Mh, quindi, non, come ho detto all'inizio, non ho letto tutto, per cui mi fa piacere mettere. Diciamo a disposizione di tutti, narratori eh, editi da assaggiatore, ve li mostro, ho messo il commento in evidenza: Ligotti, Gombrovitz, Genette, eh, sicuramente ci sono. Io però non li ho ancora letti. Tra l'altro, per Ligotti mi pare che ci voglia tipo l'armatura prima di leggerlo, perché mi hanno detto che è di un cinismo disperate, disperato scusate, e disperante. Oddio, mi perdi i commenti, dovete avere un po' di pazienza oggi perché siete tantissimi. Cioè, Lani, io ho già approfittato degli sconti del saggiatore e ho preso Weird, La mentalità occidentale e il futuro del mondo. Anche questo mi incuriosiva tantissimo, ma dici di più se l'hai letto. Invece, che cos'è la letteratura di Sartre e mostri eh, in terapia? Mentre a libraccio usato ho trovato il saggio su Giovanna d'Arco. Vabbè, hai fatto praticamente il pienone, però io sono curiosissima di Weird. La mentalità occidentale, il futuro del mondo, mi ispira tantissimo da quando è uscito l'anno. È, è proprio una delle ultime uscite, se non sbaglio. Io ho preso l'anno del pensiero magico che deve arrivarmi e straconsiglio Rebecca, la prima moglie. perfetto per il periodo, sì, perché è il periodo delle letture spooky, delle letture, delle letture un po' autunnali, così, che sono associate, come sapete, a tutto il periodo di Halloween, e Rebecca, la prima moglie, è un grande classico del genere cioè non del genere di Halloween, ma del genere del terrore psicologico. Per restare in tema Hitchcock, ehm, per in tema Hitchcock eh, pensavo di prendere Psycho, che è nel catalogo Bonpiani, mi pare. Ah, non vi ho detto l'entità dello sconto, che è sempre del 20%, anche perché <ride> ricordiamoci che con la nostra splendida legge più di quello non si può fare. Esatto, è detto saggiatore i Demoni e la pasta sfoglia di Michele Mari. Siamo anche andati sulla critica letteraria, quindi perfetto, calmi, calmi gli autori che non sto menzionando ancora perché ora li menziono. Stiamo facendo una piccola pausa. Di odio le donne, mi fa molta paura per i temi trattati, ma dicono sia bello e penso di recuperarlo di sicuro. A volte ci sono dei temi che magari ci fanno paura, ma ehm, purtroppo bisogna conoscere, ecco. Meglio affrontare le paure, ma con consapevolezza, diciamo. Bene, ritornando al nostro streaming, sì, buonanotte, ritornando ai nostri, alla nostra condivisione al schermo, eh, non posso che consigliarvi eh, John Didion e, e eh, Joyce Carol Oates. In realtà, Joyce Carol Oates, come sapete, è un po' eh, edita da altre case editrici, cioè io non so come funziona, però di base eh, lei edita sia dalla nave di Teseo sia dal saggiatore io questa divisione non la tollero perché ovviamente volendo tutti i suoi libri mi dà fastidio avere libri di una casa editrice e libri di un'altra casa editrice quindi questa cosa mi disturba oltre ogni limite però ragazzi i diritti uh, non sono un affare mio ecco quindi li lascio a chi li sa fare ognuno il suo mestiere allora cos'altro dirvi su, su Joyce Carol -Otz? Ho già detto tutto su una famiglia americana, io in realtà ho letto anche altro di suo, Acque Nere, una uh, raccolta di racconti il collezionista di bambole, è una scrittrice che racconta della violenza e dell'ipocrisia della società americana come pochi. Ah è vero, la Ozza è seduta anche da Mondadori, quindi veramente cioè... Esplosione totale del, dei collezionisti, praticamente, c'è cioè il peggio del peggio, eppure è anche vero che tipo, avrà pubblicato, non so, 400 libri. Quindi pubblica un libro all'anno e ha 300 anni, con tutto il rispetto, e quindi è, è molto prolifica ripeto i suoi, i suoi romanzi sono sempre molto provocatori pensate che uno degli ultimi libri di cui si sta parlando moltissimo è Blonde eh, da cui hanno tratto il film eh, che sta prendendo mazzate da tutte le o elogi sperticati o critiche feroci però è anche lei un'autrice che divide proprio perché ha il coraggio di osare e a volte anche di essere scomoda in quello che fa nel particolare di Blonde per esempio lei fa Fa a pezzi l'iconografia di Marilyn Monroe, cioè smembra la sua figura, la rende una sorta di vittima totale della società americana e ognuno si prende un pezzo di lei. Quindi io l'ho trovato molto. Vabbè, il film, non, non, diciamo, non lo voglio commentare in questa sede: molto disturbante, molto provocatorio e sicuramente capisco le persone a cui non è piaciuto anche perché ci sono cose anche di cattivo gusto però è veramente la copia del libro per cui cioè da quello che è stato detto è molto fedele al libro ma io non oso, cioè, non oso contraddirli proprio perché conosco Joyce Carol come autrice e effettivamente lei è così cruda, è così radicale in quello che scrive non voglio farvi paura però perché in realtà per esempio Una famiglia americana è un romanzo Molto analitico eh, su una famiglia e anche abbastanza, cioè non è così strano come, come altri suoi romanzi mh, o racconti come collezione di, di bambole appunto blonde, per cui non voglio neanche spaventarvi per dirvi che appunto è un'autrice troppo distante dal gusto comune, perché non è vero, cioè lei scrive veramente con un'attenzione all'introspezione psicologica, all'analisi psicologica dei, dei personaggi, senza mai dimenticare la critica lucida alla società, quindi in realtà lei è un'autrice che secondo me piace, può piacere a tante persone, non volevo eh, spaventarvi, era soltanto per dirvi che effettivamente lei è un una, una scrittrice che può dividere, ecco, che può scuotervi, non è, diciamo, una lettura che vi lascia esattamente indifferenti. E secondo me questo è un complimentone. Ecco. E nessuno può permettersi, nessun editore può permettersi di pagare da solo tutti i diritti dei libri di Oz, vero? è che lei ne ha scritti 8.000, sono sparsi quella, però piano piano dovrebbe ristampare tutto la betta. <ride> Ma ragazzi, Elisabetta Sgarbi è veramente un dono di PR incredibile, cioè come fa lei pubblica relazioni, cioè si è pappata tutti gli autori di Buon tant'è vero che quando parleremo degli sconti di Buon ragazzi, avremo un problema perché <ride> io non mi ricorderò, cioè non mi, io ho dei libri Buon Piani che, che verranno però ristampati dalla nave di Teseo, quindi non so se sono ancora editi da Bonpiani alcuni che sono stati anche alcuni di fazzi sono stati scippati da Mondadori, Vedistone, eccetera va bene, io ho già fatto danno tra sconti saggiatore e Bonpiani, c'è un po' del tuo zampino perché ho preso una famiglia americana bravissimi, poi Rebecca è la prima moglie e per Bonpiani, Vicolo Kenry di Steinbeck e Casa di Notte Casa di Giorno della Tocarzuc non so se ho scritto bene io non so se ho pronunciato bene quindi siamo pari Oz, insieme a Rotten nell'Olimpo della narrativa contemporanea, sì, assolutamente va del retro comfort zone. Sì, sicuramente con la Oz siete certi di non stare mai nella comfort zone, sia per i temi che tratta, eh, sia perché sono sempre abbastanza particolari e ricchi di violenza e brutalità, eh, nonostante si parli spesso della classe media, ok, però i temi che, le rivelazioni che si fanno all'interno del libro, alcuni, mh, al, al, alcuni temi si risultano veramente poi agghiaccianti, per esempio io vorrei leggere quello sui concorsi di bellezza, che non mi ricordo come si chiama comunque i concorsi di bellezza delle, che fanno le, le bambine. E secondo me quello è un tema allucinante e molto disturbante, molto scomodo, per cui tutta la vita Joyce Carol Oates veramente a, a volte è anche paragonata a Stephen King per questo suo essere quasi mh, horror no? nelle cose che... Nelle cose che propone, esatto, sorella, mio unico amore. Grazie mille per l'assist. <ride> Benissimo. Poi, per la Didion, ragazzi, non dico niente perché cosa c'è da dire della Didion? È una maestra del New Journalism americano, eh, anche lei è stata una pioniera del. Diciamo della scrittura di non fiction, per come la intendiamo oggi, mescolando fatti, cronaca e eh, racconto personale, eh, scrittura anche molto colta. Lei ha, fatto la, ha lavorato nel cinema, ha fatto la sceneggiatrice a lungo insieme al compagno, eh, insomma stiamo parlando di una figura veramente altissima della cultura americana eh, purtroppo recentemente scomparsa e io eh, non posso far altro che consigliarvi tutti i libri che ha scritto, in particolare L'anno del pensiero magico e Blue Nights che si concentrano più su episodi della sua vita personale in particolare sul lutto che ha subito eh, veramente, queste sono secondo me le punte più alte della sua scrittura poi mi è piaciuto anche The White Album che invece è un libro un po' più eh, saggistico, ecco, di racconto sull'America citato anche da Francesco Costa nell'ultimo libro di, della, sulla California perché eh, Didion è, pratica, è di sacramento e ha parlato a lungo insomma, della California poi lei ha vissuto un po' dappertutto nel mondo e, ah, poi vi consiglio anche Cigno Nero eh, per, lui lo odio cioè, Taleb è proprio uno dei, dei saggisti che io odio di più al mondo però questo libro è stato abbastanza rivoluzionario se volete comprare qualcosa di io odio anche la parola disruptive, però effettivamente questo libro è stato un po' rivoluzionario nel suo ehm, essere praticamente contrario a tutto quello che la gente diceva, perché lui lavora in finanza e in questo libro racconta di come lui ha fatto una fortuna investendo sull'improbabile. Cioè il cigno nero è quel, quell'animale che diciamo su cui che nessuno può veramente dire di. Di vederlo così tanto spesso, però esiste, cioè quell'evento quell che nessuno si aspetta, cioè tutti facciamo finta che non esista. Ma in realtà poi succede. Adesso ve la sto spiegando in maniera semplicistica, però effettivamente è tutto un gioco di probabilità. E eh, eh, ehm, spesso l'essere umano si comporta in maniera irrazionale negando che esistano gli eventi catastrofici, eh, come appunto eh, i cinni neri. Invece Taleb spiega che invece gli eventi catastrofici spesso non solo succedono, ma sono anche prevedibili. Eh, infatti, il sottotitolo di questo libro, se mi ricordo bene, è come l'improbabile governa le nostre vite. Eh, effettivamente ha dei concetti veramente brillanti. Poi alcune cose economiche sicuramente saranno state negate 300 volte: cioè scusate, smentite 300 volte, però il succo rimane interessante, secondo me e rimane una lettura molto godibile. Io poi ho letto altro di suo, ma l'ho trovato di un'arroganza di un pretestuoso agghiaccianti. Invece, questo io lo, lo consiglio. Ecco, Michelle Welbeck è edito da Bonpiani. No, perché adesso è edito dalla nave di Teseo però sotto missione è ancora di Bonpiani. Non bordello, ragazzi, veramente. Io purtroppo ho provato a leggere una famiglia americana almeno tre volte, ma tutte le volte l'ho abbandonato. No, con cosa riprovare? Ma non saprei, sinceramente, perché una famiglia americana, secondo me, è uno dei più scorrevoli di suoi, quindi non lo so. Io conosco proprio perché sono tanti, non so da dove iniziare, quindi ancora mai letta. Ma inizia da quello che ti piace di più. So che molti iniziano con o una famiglia americana o il Giardino delle Delizie. Anche quello è di dal saggiatore, anche quello parla di una famiglia americana. <ride> quindi c'è questa sorta di filo rosso. Poi i romanzi familiari, si sinceramente, di solito piacciono di più. Riscuotono molto successo. Benissimo, passiamo a... Uh... Passiamo a, a un'altra casa editrice. Diciamo che mi fermo qui per, um, per quanto riguarda ecco, infatti, rimuovo anche la condivisione dello schermo. Mi fermo qui per quanto riguarda eh, il saggiatore principalmente perché non mi va di consigliarvi troppi titoli, cioè, non ha nessun senso, diciamocelo. Uh, invece uh, vorrei mantenermi snella per potervi dare dei consigli mirati e, e sensati ecco vi ricordo che um, ci sono mi vedete sì ok mi vedete ancora quindi adesso passiamo a buon vi ricordo che lo ripeto per le persone che sono arrivate da poco in live le promozioni uh, sono attive Alcune solo su IBS e gli altri siti di e-commerce, altre invece anche su Amazon. Nel caso di Buonpiani attiva anche su Amazon. Io però sto mostrando le liste di Amazon esclusivamente perché è più comodo per me mostrarvela avendo io la vetrina e potendo io creare queste liste di titoli. Ma voi comprate dove volete, tanto io sono affiliata a qualsiasi cosa, a tutte cose. Quindi se volete sostenermi trovate eh, tutti i link nell'info box di ogni mio video. Vi ricordo anche che in queste liste sono compresi per la maggior parte titoli che io ho letto e che quindi vi consiglio e poi c'è una piccolissima percentuale di eh, libri che invece io desidero o per i quali nutro una certa curiosità. Anche in questo caso non vi consiglio 300.000 titoli ma 18, quindi direi dai, ancora ancora ci possiamo stare. Eh, prima abbiamo parlato di, lettu di letture, scusatemi, di vita metropolitana, quindi non posso che iniziare a consigliarvi eh, sia la vita è qualcosa da fare quando non si riesce a dormire, che è un libro che parla della vita a New York di Fran Lebovitz che è un'autrice molto parca al contrario di uh, Joyce Carol Oates, che è prolifica a livelli straordinari invece Fran Lebovitz praticamente ha scritto solo un libro cioè questo e qualche altra cagatina così nel corso dei 30 anni di carriera che ha avuto però di base lei non ha scritto più nulla si limita a fare spettacoli in giro quasi stand-up comedy praticamente, vista la sua verve e il suo spirito. È una, un umorista, è, una, è un opinionista, diremmo, anche se in Italia sicuramente questo termine... È... Fa venire in mente altri tipi di personaggi. Lei invece è una donna coltissima, è una scrittrice che frequenta l'ambiente culturale delizio di New York, quindi comunque stiamo parlando di un livello molto alto, però appunto dobbiamo convincerla ragazzi a scrivere qualcos'altro, non si può eh, continuare a vivere su un unico libro. Ti prego, Fran. Pubblica qualcos'altro. La cosa eccezionale è che Bompiani ce l'ha portata in Italia, probabilmente complice anche la serie Netflix che è stata pubblicata eh, recentemente, diciamo, che si chiama proprio Pretend It's a City, eh, che è il suo racconto, eh, fatto insieme a Martin Scorsese, che è un suo amico, della vita a New York. Veramente commovente, ma soprattutto esilarante, ragazzi, perché lei fa ridere: cioè, se c'è una cosa sicura su Fran Lebowitz che lei fa ridere, per cui <ride> Ve la, ve la consiglio. Se state cercando un libro di non fiction con, con uno spirito diciamo originale, ecco, quindi un libro che secondo me va bene anche per essere regalato. Se conoscete persone che amano la città di New York o la letteratura, gli scrittori, avete capito quella vibe lì. Invece si parla sempre di città, ma in un, in un modo completamente diverso, città sommersa di Marta Barone, che io consiglio a tutte le persone che hanno amato La straniera di Claudia Durassanti, perché secondo me è su quella scia, cioè libri che eh, raccontano la storia familiare, personale. Eh, Dell'autrice, quindi sono autobiografici, in questo caso Marta Barone ricostruisce eh, la storia di suo padre eh, che ha vissuto negli anni 70 e forse c'entrava qualcosa, diciamo, diciamo che lei deve redimere un po' la questione sul coinvolgimento del padre in degli attentati terroristici, quindi è un po' questa la storia. Eh, però si mescola in maniera secondo me abbastanza sapiente con appunto il suo. La, la sua personalità, ecco, uh, forse è un po' troppo simile a uh, la straniera di Claudia Durastanti, che io ho preferito di gran lunga, ma perché la storia ha una forza eccezionale, c'è cioè quel libro secondo me è un gioiellino, però anche questo, insomma, se vi piace viaggiare su terreni noti, anche questo potrebbe essere interessante. Io poi voglio leggere da tantissimo eh, Iggy Bascego, la linea del colore, che parla eh, di un fatto storico, realmente successo in Eritrea, quando le truppe eh, hanno eh, praticamente eh, assassinato eh, 500 soldati italiani, tant'è vero che a termini il piazzale di fronte, la stazione, si chiama proprio Piazzale dei 500 e ricorda questo episodio. Eh, la prospettiva è quella di una donna che vive a Roma e che solo per essere nera viene in qualche modo mh, presa di mira, diventa il bersaglio della rabbia degli italiani che a seguito di questo episodio diventano particolarmente violenti nei confronti eh, delle persone nere. Ma che novità! <ride> che novità il razzismo in Italia, eh? eh secondo me, eh, appunto, potrebbe essere una lettura interessante. Poi a me piacciono i romanzi un po' su questa linea, ehm, sul, sul razzismo, sul colorismo, sul sulle discriminazioni ma anche sulle riletture storiche perché una cosa interessante è capire come cioè da dove nasce il razzismo cioè le origini del razzismo e soprattutto capire che l'italia è sempre stato un paese colonialista eh, anche se magari non ha avuto i grandi imperi che ha avuto mh, la Gran Bretagna e la Francia eccetera però comunque anche noi ci siamo eh, sporcati le mani e parecchio quindi Sempre avere consapevolezza da, di, delle nostre origini e di quello che abbiamo fatto. Poi vabbè, eh, ho messo qualche classico inevitabile come furore di Steinbeck. Sapete che non è uno dei miei classici preferiti, però, come dire, vale la pena leggerselo. E anche questo è molto attuale per il modo in cui. Trattiamo le persone, soprattutto le persone che migrano, è di un'attualità straordinaria, furore di Steinbeck e poi è un romanzo familiare molto potente. Eh, come wishlist ho messo anche Observatory Mentions, che sembra un po' il classico romanzo misterioso vittoriano con qualcosa di soprannaturale. Io ho sempre sentito parlare bene di Edward Carey e eh, non so, però non l'ho mai letto. Anzi, se voi avete delle opinioni, fatemelo sapere perché sono sempre stata parecchio curiosa. Eh, recupero un po' di vostri commenti e poi torno a consigliarvi. Anzi no, dai, continuo un altro po' perché ci sono due autrici italiane che vi consiglio così molto brevemente. Eh, L'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito, ritorno un po' col ritornello, leggete Claudia Durastanti, però se vi piace eh, comunque una lettura bella autentica e anche ruvida come appunto quella fortissima della straniera di Claudia Durostanti vi dico leggetevi anche l'acqua del lago non è mai dolce di Giulia Caminito che per tematiche ricorda anche un po' Teresa Chabatti, un po' il tema dell'esclusione, della classe, del conflitto di classe anche un po' Elena Ferrante. Insomma, un bel mix ma con una sua voce distintiva. A me è piaciuto molto, lo sapete come titolo, mi ha stupito. Uh, La notte si avvicina invece di Loredana Lipperini è un bel racconto, una bella declinazione del tema della stregoneria, è ambientato però ai giorni nostri. Io l'ho trovato veramente, veramente carino. Fra le letture stregonesche che abbiamo fatto l'anno scorso. Poi, come vi dicevo prima, adesso qua non notate un grosso sconto, ma se andate un po' sui uh, su BS, eccetera, forse è ancora più scontato. però su certi classici ci sono, um, cioè, vale la pena averli. Tra l'altro, non so neanche se sono tascabili, considerati. Penso di sì. Comunque, L'Ulisse, Don Chisciotte, Shakespeare, cioè, dateci un occhio perché è in queste occasioni che magari spunta la grande occasione di recuperarsi, che ne so, l'ulisse di Joyce, ecco. Tra l'altro questo è il testo inglese a fronte, cioè si tratta di edizioni mastodontiche. Eh, prima di passare ad altri autori del catalogo Bonpiani, ma stiamo parlando di giganti, leggo i vostri commenti. Mi fermo un attimo e mi rimetto un attimo al centro. Pausa tisanino. Ah, come mi rendete orgogliosa! Io di Bonpiani ho preso René Girard, Menzogna Romantica e Verità romanzesca. Per me quel libro è proprio un capolavoro eccezionale della critica letteraria. Veramente René Girard solo cuoricini. Ah, tra l'altro non devo fare più il cuore così. Oddio, stava crollando tutto, non devo più fare il cuore così perché mi hanno detto che è da Boomer. anzi, scusate, da Millennial. Invece, la Gen Z fa questo che io si vede che non sono Gen Z perché non lo so fare, ecco, questa è la maniera in cui i Gen Z fanno il cuore. Ovviamente è metà cuore e così è intero. È troppo difficile ortopedicamente per me, <ride> però ah, comunque ti volevo farvi vedere che sono. Comunque, aperta alla gioventù, adoro questi sprazzi di napoletano. Quell'assi. Sì, ogni tanto io vado, parto con um, Yama per piacere. Insomma, i ritornelli li conoscete. I Giaba Shego l'ho letto L'ho letta. Un libro molto forte che rimane impresso. Perfetto. Quindi ho fatto bene a inserirlo, benissimo. Ho letto il libro della Le Lebovitz ma l'ho trovata di una banalità che non mi sarei mai aspettata. Ma come? <ride> cioè secondo me è il contrario della banalità. Poi è anche vero che c'ha un'età quel libro. Adesso è stato Edito da Bonpiani, da poco in Italia, ma insomma stiamo parlando di moltissimi anni fa. Il mio unico acquisto negli sconti stavolta è stato un buon piani, il ritorno del barone Venkheim di Laszlo... Ah, Dio, mi volete male. Guardate, lo metto in evidenza, così non devo, non devo pronunciarlo. Beh dai, 17 euro invece di 28. Anche io ho letto la Lebowitz un grandissimo ba. No ragazzi, <ride> mi state facendo soffrire è troppo snob e ostente il fatto di esserlo, ma è questo che fa ridere, <ride> cioè è proprio questo essere snob, cioè se quante persone snob conoscete, sono poche, tutti fanno finta di essere popolari, quando in realtà magari poi sono ipocriti, invece il fatto di essere snob e rivendicarlo, che poi non è neanche snob, ma è un po' introverso, cioè cercare di evitare determinati tipi di persone, cioè, io il suo astio è proprio la cosa che mi piace di più. Lei è quello che la far, riesce a farla essere pungente. Però non voglio difenderla a tutti i costi. Cioè, ci sta che stia antipatica. Per me, la sua antipatia è proprio la sua arma migliore. Buonasera. Io in mente sono il TikTok con buonasera. Fra i classici buon piani, direi anche l'età dell'innocenza della Wharton. Sì, ma i buon piani ci sono così tanti classici. Purtroppo non li ho, non li ho potuti mettere tutti. però, i Edith Wharton, assolutamente. Vedo Bufalino. Ecco, eh, sì, esatto. Infatti, parliamo un attimo dei prossimi. Allora, Bufalino, ragazzi, io ve lo consiglio. Tantissimo. È un autore siciliano che ha esordito a 60 anni perché prima si sentiva inadeguato e lui ha esordito con la diceria dell'Untore che ha vinto il Campiello e poi eh, successivamente eh, ha pubblicato Benzogne della Notte, che è quello che io vi consiglio vivamente, e ha vinto il premio Strega. Per me, lui è proprio l'ideale dell'autore che pubblica solo una volta acquisito tutto quello che deve acquisire un autore lui è un uomo coltissimo una biblioteca sterminata poi un giocatore di scacchi uh, i, i suoi libri sono pieni di citazioni a tutta la letteratura allo sterminato mondo della letteratura menzogne della notte praticamente è un racconto nel racconto nel racconto nel racconto perché parla di uh, quattro condannati a morte nell'era del risorgimento italiano uh, il, diciamo uno una delle guardie gli dice, mh, non è proprio così, sto semplificando però insomma per farvela breve. Una delle guardie dice: Chi mi racconta la storia più bella lo grazio. Ok, diciamo così. E eh, iniziano a raccontarsi queste storie e devono indovinare cos'è inventato e cosa no. Ed è tutto un diciamo, gioco tra verità e menzogna, che è un po' un gioco meta perché di fatto la letteratura, cioè, diciamo, Gesualdo Bufalino, ha fatto una grandissima riflessione su che cosa sia la letteratura e il valore della letteratura, eh, che è una menzogna, perché le storie sono false, fondamentalmente sono bugie che dicono la verità. Insomma, è un libro filosofico che ti spezzerà il cuore con un finale veramente. Tristissimo, però stupendo. Veramente Gesualdo Bufalino recuperiamolo come autore perché è estremamente sottovalutato, veramente estremamente sottovalutato. Eh, ovviamente Pier Vittorio Tondelli, Camere separate. Quanto insomma, se siete amanti delle storie d'amore tristi, ma per usare un eufemismo eh, e per anche mh, abbassare di molto eh, le, le aspettative che dovreste avere su questo. Uh, scusatemi, no. Stavo dicendo, per, non voglio banalizzare il libro, però veramente è una storia d'amore eccezionale, parole d'amore incredibili e ovviamente parla della fine di una storia d'amore, quindi ancora più triste, però è anche un libro proprio sulla scoperta di se stessi, sulla consapevolezza della propria diversità, si parla ovviamente di omosessualità in maniera esplicita, omosessualità in Italia, eh, si parla di droga, è proprio un libro. Tondo, mi dispiace <ride> usare questo oggettivo con il nome di Pier Vittorio Tonnelli, però è veramente un autore importante della nostra letteratura eh, italiana. Uh, poi, uh, Olga, che dire, su Olga, premio Nobel per la letteratura, quindi il tuo carro sulle ossa dei morti, io l'ho trovato ribelle, trasgressivo, una delle cose più... Originali e diverse che abbiamo letto nella letteratura. Si parla di questa vecchia pazza assassina che, che parla di, di oroscopo, di astrologia, fantastico. Proprio un dito medio a tutto e a tutti. Adoro Olga, quindi leggetela davvero. Eh, Albert Camus, che cosa dire su questo grande pensatore del Novecento? La peste è uno dei libri più manifestatamente geniali della letteratura e soprattutto profetici eh, perché parla di cosa succede se gli uomini vengono isolati okay? e si isolano. Gli uni dagli altri, l'atomizzazione della società, l'egoismo, ma anche l'amicizia, perché fondamentalmente La Peste è poi un libro di amicizia. Eh, un, un libro che è molto più di quello che è il livello letterale ecco, della prosa. Si va molto a fondo con La Peste, ma ancora più. Uh, ancora più, diciamo, misterioso è Lo straniero che ha molto di non detto. È un racconto quasi aperto, addirittura. Per cui, vabbè, Albert Camus, comunque, è da considerare: se insomma, non avete neanche un suo libro in libreria. E poi ho scoperto che quando siete felici fateci caso, che è un discorso, secondo me, molto di ispirazione. Che Kurt Vonnegut ha tenuto agli studenti di non so che college americano, eh, è passato da Minum Fax a Bonpiani. Quindi in questo caso, ok, compratevi la versione Bonpiani, mi sembra anche molto carina, ecco. Ah, vabbè, ci ho messo anche uomini e topi, ma. Che ve lo dico a fare? Fanno parte di quei classici che secondo me bisogna assolutamente bisogna avere in libreria. Ragazzi, è tardissimo, <ride> cercherò di essere più rapida, facendovi vedere fra poco gli sconti fatti con cui concludiamo. Eh, nel caso abbiate eh, così in chat degli altri consigli piani fate pure, immagino che non avrete eh, difficoltà, visto che il catalogo piani è veramente, veramente ampio, eh, narrativa straniera tantissima, narrativa italiana altrettanto, c'è cioè, solo un imbarazzo della, della scelta, c'è anche tanta letteratura francese che non ho citato, ma perché appunto volevo mantenere la lista abbastanza, Breve, però eh, sì, è difficile. Ah, non ho citato Arari. Vabbè, Arari lo sapete che a me è piaciuto molto come saggista. Ricordatevi sempre che lui semplifica tanto perché vuole raccontare la storia dell'umanità in un libro, cioè <ride> capirete bene che è pre. Premio di semplificazioni, storture, eccetera, eccetera. Però, fatto tesoro di questo è un libro godibilissimo. Anche lui è un ottimo eh, autore da cui partire per quanto riguarda la saggistica, se non avete mai letto saggistica, perché vi racconta l'evoluzione dell'uomo in <ride> relativamente poche pagine, eh, come se fosse veramente una narrazione, per cui mh, ve lo consiglio. Ci sono, ci sono degli ospiti in casa, ci sono dei, delle presenze. Tra i libri di Camus, puoi scegliere Bendato? Sì, assolutamente. Camus è autore francese preferito, soprattutto per la sua personalità estremamente coerente. Sì, anche la storia di Camus è molto bella. Lo straniero è un libro che mi ha stupito tantissimo, avevo completamente frainteso il titolo del libro. Esatto, vi consiglio poi di leggere ogni volta che finite di leggere un libro di Albert Camus, poi di andarvi a vedere gli approfondimenti. Benissimo, passiamo e concludiamo eh, agli sconti fazzi. Un attimo di pazienza, che non so che cosa ho combinato, ma ho perso la condivisione del, dello schermo. Ok. Dovreste vederla, oh, ottimo. Allora, Fazzi mi sono mantenuta soprattutto sui classici, perché Fazzi fa una cosa interessante che secondo me dovrebbero pensare di fare anche molti altri case editrici, cioè prende i classici magari non ancora pubblicati, i eh, classici minori di tanti autori, e li ripubblica in queste edizioni ovviamente flessibili, con immagini che sono immagini di quadri che probabilmente non hanno manco i diritti. Insomma, queste cose qua, ehm, che, che magari economicamente non sono operazioni che gli costano tantissimo, proprio perché sono autori morti e stramorti, usano opere d'arte grafiche, quindi di morti e stramorti, eccetera, eccetera. Che però a volte sono veramente molto preziose invece per i lettori. Per esempio, tutta l'opera di Wilkie Collins, di Charlotte Bronte, uh, Villette è bellissimo, Il professore. Ah, anche tanti scritti di Tomardi, poi, per esempio, questo libro di Villa Cater è bellissimo: Il mio nemico mortale, George Eliot. George Eliot, una delle grandi autrici della letteratura inglese, eh, che ovviamente scriveva sotto pseudonimo, lei in realtà era una donna. Eh, anche il Demone Meschino che io avevo messo. <ride> come extra dei mattoni, fra, dei mattoni russi. Il Castello Rackrent, ragazzi, è uno dei romanzi familiari, uno dei primissimi romanzi familiari che siano mai stati scritti. Ovviamente si parla anche di, di una, della rovina, del fallimento economico di una famiglia, della corruzione dei costumi, eccetera, eccetera. Quindi veramente i classici fazzi ve li ho messi qua, faccio un discorso unico, ma considerateli proprio delle chicche, no? Spesso sono anche libri abbastanza sottili, ragazzi. Veramente io ve li consiglio. A proposito invece di eh, titoli un po' più solidi, assolutamente la saga dei Casalet Vi ho messo sia il cofanetto, che però ha un prezzo ovviamente alto, eh, sia invece poi il singolo, il singolo titolo, Gli anni della leggerezza. È il primo. Se ve lo steste chiedendo, no, io ancora non ho completato la saga, se sono sempre ferma al terzo volume, ma un giorno la terminerò. Visto che stiamo in periodo spooky. Season, vi consiglio anche Sorelle di Daisy Johnson, che è un ci cioè, ha ben piaciuto, è proprio un racconto su due gemelle. C'è un segreto e voi dovreste scoprirlo. Si sì, mi ha un po' ricordato Shirley Jackson, e credo anche che l'abbiano venduto così. Tra l'altro, io sto rileggendo, piccola parentesi: <ride> Abbiamo sempre vissuto nel castello, perché voglio proprio pubblicarmi un... uno speciale di Halloween con l'analisi di questo titolo. Spero tantissimo di riuscire a farlo. Sono praticamente a metà lettura, quindi conto di riuscirci, però il tempo è tiranno. Eh, poi Fazzi è anche famosa per pubblicare tanti um, fantasy. Prima di parlare dei fantasy, però, faccio una piccola eh, parentesi su altri due eh, classiconi della letteratura contemporanea. Eh, Stoner di John Williams, che però appunto c'è un punto interrogativo perché è edito da Mondadori adesso, quindi non so se rientra nei intascabili se è in sconto se no non so niente me ne lavo le mani e Olive Kitteridge vi consiglio anche la miniserie tv Elizabeth Strout poi tra l'altro è pubblicata da Einaudi quindi c'è un una gran confusione anche in questo caso per quanto riguarda i fantasy vi prego di cioè, non so se rientrano nella, nella narrativa di Fazzi perché sono della collana Laney Uh, young adult, non mi ricordo come si chiama comunque. Young adult, mm, almeno Susanna, eh, cioè almeno Lamie Taylor. E Susanna Clark, non lo so. Comunque, insomma, io li considero fazzi, per cui ve li ho messi in questa listone spero che siano in sconto. Eh, vi consiglio sia eh, la saga della, del sognatore della musica degli incubi di Lenny Taylor che a me è piaciuta. Trovate tutte le recensioni sul canale, eh, una bella saga fantasy con qualche diciamo difetto. Come sempre, però nessun libro è perfetto e io l'ho trovata molto. Um, Molto originale e soprattutto la musa degli in cui mi è piaciuto proprio il rapporto fra le sorelle. Invece, cosa dire di Susanna Clark, Una donna geniale, Jonathan Strange, e signor Norrell, è ambientato nell'epoca vittoriana ed è un fantasy meraviglioso con tantissima ironia. Io l'ho trovato eccezionale. E ancora più carino è Piranesi, che è proprio un romanzo breve anche qui magari il finale non è perfetto però è talmente originale l'ambientazione, talmente bella l'idea che c'è dietro il libro che veramente ragazzi, ma cosa volete dire a Susanna Clark, io è una grande autrice. Mi ha messo anche il circo della notte che a me non ha fatto impazzire, però l'ho reputo un buon fantasy, quindi se avete voglia di quel tipo di uh, diciamo, salto nel meraviglioso ci sta assolutamente come lettura e poi uh, la trilogia di Copenaghen che molti hanno paragonato come sapete alla te tetralogia dell'amica geniale io lo reputo molto inferiore però eh, è comunque, mi ha colpito mi ha colpito ed è un bel racconto molto forte se vi piacciono soprattutto eh, i romanzi autobiografici sull'indipendenza di una donna e basta Credo di aver finito, poi anche qui ragazzi mi dispiace perché il tempo era un po' poco, però ho cercato di mettervi una lista sensata e ragionevole. Di Fazio Adorato Amatissimi di Cara Wall, a Mani Bassi, libro migliore del 2022, peccato non lo conosca nessuno e infatti sono qui a dirti che neanche io l'ho mai sentito nominare. Eh, è un peccato che la miniserie su Jonathan Strange e Signor Norrell sia praticamente irrecuperabile, non ne parliamo, cioè non capisco perché è l'unica serie TV al mondo che non c'è da nessuna parte su nessuna piattaforma di streaming, l'avrei volentieri rivista, ma anche sul sito della BBC non c'è niente, cioè non c'è nulla. Io boh, io boh, io di Fazzi consiglio anche Angela Carter, cavolo mi sono dimenticata Angela Carter, ma veramente è una grande, altra grande autrice di Fazzi, soprattutto da, per quanto riguarda i classici, Figlie Sagge è un romanzo folle, shakespeariano, bizzarro che rovescia praticamente ogni canone sul romanzo tradizionale familiare, veramente molto molto scoppiettante. Tantissimi consigli su libri ambientati in epoca vettoriana, la mia preferita, guarda veramente tutto il catalogo dei classici di Fazzi perché veramente... Ecco, tra l'altro Infanzia al momento è a 1,99 su Kindle. You're welcome! Se cliccate sulle, sulle liste che vi ho condiviso, sulla pagina Amazon, avrete accesso a tutto. C'è anche un libro di Cortasar su Kids. Sul catalogo Fazi bisogna cercare perché ci sono tante cagate, ma anche tante cose interessanti. Ma io direi che tutti i cataloghi delle case editrici, però, sono così, eh? è difficile che, che sia tutto bello, anche perché lo sapete qual è il modello editoriale, il modello editoriale di pubblicare... Tantissimo, sperando che una, due, tre cose diventino best seller. Questo è il mercato di Toga Italiano, ragazzi. Invece, io spero sempre che sia un po' più il modello della coda lunga, cioè eh, tanti contenuti, magari anche di nicchia, però è l'insieme che fa vendere. Ma teoria e pratica di ogni cosa è fuori catalogo, <ride> è fuori catalogo. Volevo mettere anche Marisha Pesle, Notte Americana, ma indovinate un po', non è disponibile. Quindi eh, ho paura che Marisha Pesle, ragazzi, ce la dimentichiamo. Io la vedo sempre più distante dall'editoria italiana, nessuno se la caga. Anche la Mantel, per chi ama il romanzo storico, ce l'ho in libreria e devo leggerla, tra l'altro ironizzavamo eh, la scorsa live, lo so che sembra brutto e probabilmente anche disrespectful, <ride> irrispettoso però il fatto, ironizzavamo, il fatto che io legga solo autori morti e quelli vivi io li legga soltanto dopo che sono morti, fra cui eh, appunto la, la Mantella. Che croce, questa cosa che è fuori catalogo. Simone, non ne parliamo, non apriamo, non apriamo questo capitolo. Tra l'altro, io, ogni volta che leggo un libro bellissimo, scopro solo dopo che è fuori catalogo perché mi scrivete su Instagram. Che magari io ho fatto vedere che è: guardate che libro bellissimo che sto leggendo! E subito, cioè, più è bello, più mi scrivete subito, rapidamente, dicendomi: ma non c'è, non c'è, non lo trovo, dov'è? E io la capisco che anche stavolta. <ride> Io ho consigliato libri irrecuperabili e veramente sta diventando una barzelletta speriamo che Pesle venga ripubblicato dalla nave di Teseo a questo punto ma da chiunque sinceramente non è che non ho preferenze sulla casa editrice, vi prego chiunque, un appello ma non è andata bene con le vendite Mariscia Pesle? ma evidentemente no, cioè, dubito fortemente che un'attrice che venda bene eh, l'abbiano trattata così male no? Tipo Jeff Dier, però Deer, o Dyer, che dir si voglia, penso Deer, uh, ci sta, è un autore estremamente di nicchia. Uh, lo capisco di più. Invece, Mariscia Pessel, veramente ragazzi, io non, non, non me lo spiego perché per me è eccezionale. Piranesi, miglior libro dello scorso anno. Meno male che mi date man forte, quindi ho scelto bene, mi dite. La cosa bella di queste liste è che durano e perdurano nel tempo: nel senso che ogni volta che ci sono gli sconti, voi potete andare a sbirciarle, così ogni volta io non, de non devo ripetere, ma ho pronta, eh, così, eh, sul, pronta, pronta sul piatto la lista di consigli da darvi. Quindi, la prossima volta che ci saranno gli sconti, io saprò cosa linkarvi. Cambio un attimo argomento, Ile, che impressioni hai sulla Guerra dei Papaveri? Ho pubblicato stamattina un TikTok in cui l'ho recensito, anche lì mi trovate come Eliana Zodiaco. Devo dirti la verità, a me è piaciuto, eh, sorprendentemente, eh, tra l'altro ce l'ho qui, la Guerra dei Papaveri, e credo che stasera inizierò l'altro, che non, non mi ricordo assolutamente come si chiama. Quando mi è arrivato da Oscar Vault, ho detto, quando mi leggerò questo libro? L'ho finito in due giorni. Sorprendentemente mi è piaciuto perché era iniziata, era iniziata, avevo iniziato scettica perché c'erano delle cose che non mi piacevano e che tuttora non mi piacciono perché il tono di voce della scrittrice, eh, la, il tono di voce che l'autrice ha scelto di utilizzare per i personaggi non mi piace assolutamente. parlano tutti come se stessero parlando con i loro compagni di scuola, bella io, <ride> bella zio, cioè manca solo questo. No, dove sto esagerando, però avete capito, è un po' informale il modo in cui parlano e considerate che questo è un libro ambientato, teoria del XIX secolo, quindi <ride> l'ho trovato un po' fuori luogo nonostante tutto, però la, i pregi eh, superano i difetti, per cui eh, io, a me è piaciuto, mm, poi soprattutto una bella trama movimentata, bello 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 anche come è trattata la guerra. Proprio complesso, cioè giu la giusta complessità, giusto. Cosa ne pensi del finale di stagione dei Anani del Potere? Oscilliamo tra cose fighissime e cose invece che bah, La rivelazione principale io, sinceramente, speravo non arrivasse perché era troppo citofonata ed era troppo una cazzata. Secondo me, vabbè, comunque io adoro. Lo sapete che i Anani del Potere, comunque mi è piaciuto. Bene, ragazzi, comunque la live è durata più di un'ora e vi ho ammorbato sufficientemente. Vi ricordo che trovate tutti i libri di cui abbiamo parlato nelle liste di Amazon, nella pagina di Ilenia Zodiaco. Che sono io, non parlo di me in terza persona, che proprio si chiama così: amazonit shop/slash linea zodiaco. Io vi auguro una buona domenichina e vi ricordo appunto che potete seguirmi in altri meravigliosi eh, luoghi di internet. Trovate nell'info box tutte le informazioni. Un bassone, alla vostra mamma e ci vediamo. Alla prossima, ciao!